Buonasera a tutti, bentrovati, benvenuti a 442. Ebbene sì, anche questa settimana siamo qui tutti e tre. Come vedete, buonasera. Valentina Cristiani, ciao Valentina. Ciao, tutto bene? Ricordiamo il numero degli SMS che è il 370-337-3103. Ecco, per i numeri siamo a posto, per gli altri numeri c'è Barbacini, come buonasera vedete. Buonasera a tutti. Di ritorno, è tornato anche lui col gilet, vuoi anche un sciarpino? Freddo fuori, io avevo freddo oggi. Ma dove eri lunedì? No, lunedì ero impegnato. È un po' nervoso, okay. Barbacini, questa sera lo sentirete, ma come del resto, cioè non nervosi. Ma non nervosi. C'è stata una partita particolare e ci sarà da fare un po' di chiacchiere, ma parleremo di tantissime cose e andiamo subito a presentare gli ospiti. È venuto a trovarci direttamente dalla Fidentina, appena ha lasciato un gruppo di ragazzi dove lui praticamente gli insegna le basi, no? Non è vero, esatto. Il preparatore dei portieri, Palmucci Marco, ciao Palmucci. Buonasera, benvenuto. Grazie per l'invito. Grazie anche alla Fidentina che ce l'ha concesso, ovviamente. Salutiamo la Fidentina, colori della maglia alla Fidentina? Vediamo se li sai. Non li so, li hai chiesti? Granata. Granata, la Fidentina è granata, amarato, bene. Ovviamente. E questa sera parleremo anche di quello che succede in città, subito nelle zone limitrofe, quando ci si avvicina al weekend, il venerdì e il sabato, dove andiamo, cosa facciamo, ci sono molti locali attrezzati, uno di questi questa sera è qui con noi, Jessica Scarpetta, ciao Jessica, benvenuta. Ciao, ben trovata. E parleremo del Let's Go, e non solo con Jessica che comunque è un'esperta di tutto quello che succede dalle 21 in poi del venerdì e del sabato, è proprio preparata su questa cosa, anni e anni di studi, benvenuta. Yeah. Parleremo di una cosa molto importante, perché voi vedete tanti giocatori che arrivano in Serie A, arrivano in Nazionale, arrivano ovunque, ma da dove iniziano? Iniziano dalla scuola calcio. E noi a Bologna abbiamo una delle scuole calcio più importanti sicuramente d'Emilia-Romagna, dove nascono tanti campioni, e il responsabile di questa scuola calcio del Bologna FC 1909 è qui con noi, Valerio Chiatti. Ciao Valerio. Ciao e buonasera a tutti. Che dopo sveleremo qualche nome di qualche giocatore che conoscete benissimo, che quando avevano 5-6 anni li allenava lui, il grande Valerio. Dopo ne parleremo. Come sempre, la parte musicale a 442 non manca mai, ormai siete abituati, noi ascoltiamo tanti cantanti, tanti ragazzi che si danno un grande affare. Questa sera è venuto a trovarsi Andrea Riccio con il suo ultimo lavoro, Sfumature, eccolo. Ciao Andrea, ben trovato, benvenuto. Buonasera a tutti. Abbiamo sentito in radio con Punto Radio, ha questa, diciamo, la canzone, quella che abbiamo sentito per radio. È Adios Amor. Che si chiama Adios Amor. Molto, che non è nell'album. Non è nell'album, ma è un singolo a parte. È un singolo che è molto visualizzato su YouTube e dopo comunque vi faremo sentire anche qualcosa. Per quello che riguarda il cinema, la moda, lo spettacolo in generale, ci sono anche lì un movimento incredibile fra attori e di tutte le età. Attori anche alle prime armi che iniziano ad entrare in questo mondo, e di questo ne parleremo insieme a Giorgiana Novak. Ciao Giorgiana, ben trovata. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. E poi per chi ha intenzione di fare i furbi questa sera, mi sono preso la guardia del corpo. È stato bene. Quindi se qualcuno vuole venire qua e non gli va bene quello che dirà Barbacini su certe situazioni della partita, Ci pensa lui. Marcello Matano, ciao Marcello. Buonasera, benvenuto, super campione di box, campione italiano, campione intercontinentale, categoria? Super welter, che super welter vuol dire? Sarebbe un medio leggero, 70 kg. 70 kg, quindi se non volete fare i furbi, qui già sono arrivati. 70 kg sono i chili che vorrebbe aver Ciaccio. Li ho avuti anch'io, quando andavo in terza media, 70 kg li ho avuti anch'io, poi da lì li ho persi, non li ho più trovati. Comunque Marcello è un campionissimo, lo fa di professione, è un professionista, dopo parleremo, vi assicuro che adesso voi lo vedete in camicina così con questa faccia angelica. Però con prima lui. Barbacini per sbaglio gli ha pestato il piede, se no glielo tiro via, no, sto scherzando. La box è lo sport nobile per antonomasia e noi dopo ne parleremo. Ma questo weekend ha visto ieri pomeriggio alle ore 18 l'inizio anche della stagione di basket a 2, campionato di 2, dove la Fortitudo, con una maglia bellissima a pois, ben che se ne dica. Non a tutti piace. Non a tutti piace, a me piace perché è innovativa ed è avanti.
come si dice, anche vedere sempre le solite maglie, le solite cose. Cosa ne penso? Comunque buona la prima vittoria in campionato della Fortitudo. So che c'è un'altra squadra, Bologna di basket, non so come finirà. Ha vinto anche quell'altra squadra. Però prima alle ore 15 c'è stata la partita allo stadio al Dall'Ara fra Bologna e Genova, una partita che per un certo punto fino al 75esimo sembrava che dovesse rimanere in pari, poi dopo si è sbloccata a favore del Genova, ci anche sono stati degli episodi discutibili. Diciamo che ieri si è parlato molto di questa cosa che Barbacini voleva appunto sentire. Però intanto facciamo gli auguri al Bologna che oggi spegne 107 candeline ovviamente. 107 candeline per il Bologna FC. 1900. Vorrei ricordare che non siamo minzaglia come è stato definito Bologna. 7 scudetti, 2 coppe intercontinentali. Però diciamo che ieri diciamo quello che è successo ieri. Allora Bologna... Se uno guarda il risultato, potrebbe essere stata un'occasione persa per una partita nettamente alla portata del Bologna. Però bisogna dire che la partita è stata condizionata da tantissimi episodi. Uno su tutti, l'espulsione di Gastaldello, che il secondo gesto di Gastaldello bisogna dire che è un gesto che ci sta all'espulsione, c'è la doppia ammonizione per quello che ha fatto quel gesto al quarto uomo, eccetera. La prima ammonizione sicuramente, lui è andato lì in qualità di capitano, con le mani dietro la schiena, non si legge nel labiale di cosa ha detto, però è stato ammonito, forse per richiedere un'ammonizione, ma è uso e prassi comune richiedere un'ammonizione dopo un fallo, anche perché ricordiamo quello che è successo l'anno scorso con un giocatore con una maglia bianconera a strisce che addirittura ha dato quasi una testata all'arbitro e non è stato neanche sanzionato. Che gira non è stato neanche sanzionato. Comunque, soli, no? Esatto. Quello che dico e mi meraviglio, io ho fatto un po' di polemica oggi sui social network con alcune persone che continuano a dire che addirittura l'arbitraggio di ieri avrebbe favorito il Bologna. Allora, ci vuole della calma, come si suol dire qua a Bologna. L'arbitraggio di Maresca è stato nettamente insufficiente sia da una parte che dall'altra, soprattutto negli episodi del primo tempo. Il Genoa doveva già rimanere in 10 dopo qualche minuto per un fallaccio da dietro su Verdi lanciato in contropiede. Normalmente questo fallo è sanzionato come un cartellino rosso. Poi il Bologna è rimasto in 10 per questa espulsione di Castaldello. C'è stata questa ulteriormente espulsione di Gentiletti nel secondo tempo, che poi è durata poi pochissimo la parità numerica, perché è stato successivamente, dopo 7 secondi di orologio, parliamo di 7 secondi veramente, tanto poi espulso Zemaili per un fallo tattico, rosso diretto, fallo tattico, per me aveva assurdo, un po' perso la testa in quel momento. È assurdo questa cosa. Poi dopo, poi si dice che il Bologna sia stato favorito perché nei primi minuti ha ammonito 4 giocatori del Genoa, ma tu vai a vedere i falli fatti, 30-8. Quindi i falli, diciamo che in linea di massima ci è sembrato di aver visto una partita. Sì, poi bisogna dire che Bologna ieri complessivamente, quando era anche 11 contro 11, non è stata una delle migliori partite dell'anno. Siamo d'accordo, perché il Genoa probabilmente era anche molto aggressivo, accorciava le linee di passaggio, il Bologna si trovava un pochino in difficoltà a metà campo a fraseggiare come fa di solito. C'è stato un Krejci sottotono, soprattutto nel primo tempo, rispetto alle altre volte. Ci sta, è una partita che si può perdere, ma sinceramente vedere alcuni addetti ai lavori e tifosi che professano tifosi del Bologna dire che il Bologna addirittura è stato favorito all'arbitraggio, sinceramente mi dà fastidio. No, diciamo che la partita mi dà fastidio perché non è vero, la partita è stata giocata, abbiamo perso. Amen, pazienza, si va avanti. Cioè non ne vedo un dramma, ma dire che il Bologna è stato favorito addirittura dall'arbitraggio da un arbitro pessimo, perché questo è veramente un arbitro pessimo. Ha dato dimostrazione anche anni fa, due anni fa a Bari fece una cosa simile, un'espulsione a maglietta a gioco fermo. Allora ieri a gioco fermo, a palla lontana, c'era un rigore netto su destro. Questo non l'ha visto però. Diciamo anche che questa è una nostra opinione, come tutte le opinioni che sono state dette anche a livello nazionale, perché la Gazzetta ad esempio ha dato voto 6, altri giornali, no, arbitro apparentemente. Ma guarda, ti dico, partita concreta. Guarda, ti dico, il fatto che la Gazzetta abbia dato 6 come quotidiano nazionale, va bene, io rispetto tutti, ma gente che era allo stadio di altre televisioni che danno 6+, come dice un certo giornalista, all'arbitro no, non esiste ragazzi, non può esistere. Cioè, allora, non diciamo può esistere. Che ripetiamo e sottolineiamo che ovviamente questo è un parere che
parere nostro, va preso come tutti i pareri, come tutto quello che è stato detto ieri, con il beneficio anche della involontarietà di pensiero, perché uno può pensare quello che vuole. Ovviamente io posso, finché non offendo nessuno, posso dire qualsiasi cosa. È chiaro che ieri ha smobilitato, l'arbitro ha smobilitato di tutto, perché abbiamo letto, sentito, creato un nervosismo, ha creato una situazione che il Bologna in campo comunque la partita l'ha giocata, fino a un certo punto siamo stati più che in partita, perché abbiamo rischiato, nonostante in 10 uomini, di poter anche passare in vantaggio. Enrico, se poi, esatto, se poi quell'azione lì destro, che fa una grandissima azione, controllo di testa, salta all'uomo e tira fuori, appunto, se avesse fatto gol si parlava di un'altra partita, chiaramente. Palmucci, tu da addetto del calcio, adesso non segui, diciamo, a livello professionale proprio la parte alta delle categorie, sei comunque in una nobile categoria come l'eccellenza, ma questi arbitri qui che condizionano, magari la settimana prima c'era stata una gran polemica con Preziosi. Sempre col Genoa, è un caso. È un caso. Mi dispiace. Secondo te è stata condizionata questa partita? Io credo che sì, è stata abbastanza condizionata, però è stata anche una partita giocata, una partita vera, come avete detto. C'erano anche le possibilità per portarla in porto, come si suol dire in gergo tecnico. E credo che l'arbitro sbagli sempre in buona fede. Io sono convinto di questa cosa, è un essere umano. Bisogna essere bravi anche a reagire e non lasciarsi trasportare dal nervosismo, che poi crea degli episodi negativi. Sì, diciamo che forse il capitano si è lasciato un attimo trasportare, però, anche Enrico, a riguardarla bene. Sì. Però Enrico, tu sei stato mezzo calciatore, no? Tu sei stato mezzo calciatore. Allora, quando tu sei capitano di una squadra, un tuo compagno di squadra viene falciato a metà campo, in contropiede, l'azione dopo un altro giocatore viene falciato e chiede l'ammonizione di questo insomma dell'avversario, e l'arbitro non stava neanche tirando fuori il cartellino per ammonirlo, è andato lì e viene ammonito, perde un po' la brocca. Pensi se, cioè, gli capita che non sei ci in sta campo, non ci sta, lì così, non ci sta destro, perché il gesto successivo di Castaldello è un po' troppo plateale, e purtroppo Castaldello verrà squalificato forse anche due giornate, essendo capitano, perché è rosso diretto, non è doppia ammonizione. È peggio comunque, è peggio l'espulsione di Zemaili, secondo me, perché era in un momento del campionato dove stava andando veramente forte. Peccato, anche Zemaili è rosso diretto, per cui non vorrei che anche lui prendesse più. Potrebbe rischiare le due giornate. Jessica, tu che segui il calcio 360, no, sta scherzando. Era una battuta. No, ma qualche squadra di calcio ogni tanto la tifi o no? Neanche quella da. Dai, ecco. Puoi andare. No, puoi uscire. Se vuoi andare. Come stai elementari che ti fu Juve, non so. Cosa perché, vuol dire? No? La bella cosa. Ma si può guarire, Si può guarire. Si può guarire. Ma gli occhiali sono rosso blu, però. Gli occhiali se li è rosso blu, devo dire. Passiamo per me non vedere. Tu, Giorgiana, hai già capito quale non puoi dire le squadre? Milan. Ecco, Milan. Si è marinato anche il Milan, Malvacino. Adesso qui. No, il Milan ha fatto una partita ieri, una rimonta pazzesca. Andrea, ha sbroccato anche Montella. Inter, quindi ecco, vedi, Inter anche ieri. L'Inter, l'Inter è come essere un po' tifoso della Croce Rossa, poi in realtà. Perché ultimamente sì. Passa da momenti incredibili. Ha dei picchi clamorosi, sì, con ma dei down. Tu, Marcello. Io Bologna, no, in realtà non seguo molto il calcio. No, ma l'arbitro che c'è comunque anche nella box, anche nel vostro. Vi capita di avere delle discussioni? Capita spesso anche nel pugilato, sì. Ma capita mai che un pugile sbrocca e si lascia andare? Sì, anche. E dopo in quei casi i combattimenti che il pugile ha atterrato anche l'arbitro. Ma lì cosa viene, espulso? Cosa sì, espulso, è un gesto comunque da non fare, dai. Quindi devi sempre comunque sopportare quel che devi sopportare. Anche un esito, ho visto alle Olimpiadi, mi sembra un esito incredibile, il contrario di quello che si era visto, commentato anche dai commentatori in quel momento in una maniera assurda, sì. E il pugile comunque è stato bravo a digerire, magari. Si dice sempre che poi alla fine nel calcio alle volte bisognerebbe prendere spunto da altri sport. Intanto ci sono delle immagini che sei tu questo qui, Marcello? Sì, sì, mentre mi alleno nella mia città a Ferrara. Ma sembri un po' Rocky, ho un po' l'idea di Rocky. Sì, me l'hanno fatta col drone questa immagine. Ah, col drone ti alleni? Ma pensa a te. Tu regista Aries Brunelli di Ferrara. E a che ora ti fai? A che ora inizia per allenamento? Ma dipende, quando sono in preparazione vado sempre, faccio 10 km ogni mattina. Verso le 6. 10 km ogni mattina? Alle 6 di sì, mattina? Cioè, poi c'ho i cicli, c'è un periodo che devo fare la resistenza, faccio più o meno 10 km, poi il periodo che trasformo tutto in esplosività, faccio gli scatti e altre cose al mattino. Ma che roba?
Soci Barbasini, potremmo prendere uno spunto. La mattina 10 km la mattina, probabilmente non l'ho fatto in tutta la vita. 10 km fisico fa bene. Ma diciamo che comunque, adesso a parte gli scherzi, è chiaro che per fare dello sport a livello professionistico sono sacrifici da A alla Z. E anzi, prima di tornare a parlare comunque di calcio della Bologna, della prima squadra, sono gli stessi sacrifici che si iniziano a fare in tenera età, diciamo già da 5-6 anni, nella scuola calcio. E poi alla fine, caro Valerio, voi prendete per mano i ragazzini appena escono... Sì, 5 anni, quindi ancora proprio molto molto piccoli, e il percorso della scuola calcio avanti fino ai 12-13 anni. E qui a 5 anni tu gli metti subito addosso la maglia del Bologna? Assolutamente sì. Quindi già i piccoli amici, quest'anno sono i 2011, e vestono già la maglia che è anche la prima squadra, quindi quando fanno le loro partite contro i pari età, chiaramente vestono già la maglia uguale a quella della prima squadra. Ma c'è qualcuno che ti sfugge nonostante la maglia rosso-blu addosso, che comincia a tifare per l'Inter, per la Juve, per il Milan? Ci pensa lui? Beh, diciamo che da piccolo la Juve purtroppo è sempre molto gettonata, però il nostro compito è anche quello di farle affezionare sempre di più alla maglia con i colori rosso-blu. Diciamo che siete la prima, diciamo, il primo che tocca, fra virgolette, questi ragazzini nel cuore, nella immaginazione sportiva del futuro, siete voi, e già mettili addosso subito una maglia. Io mi ricordo quando ero un cinno, noi giocavamo con delle maglie di lana. Volevo dire che se riusciamo a fare, forse arriva un giocatore dalla scuola calcio, forse. Sì, cioè, tra l'altro, da parte, perché devo portarla a casa, perché la scuola calcio in realtà che cos'è? La scuola calcio è un qualcosa che è nato il 13 di settembre del 2004, quindi che... 12 anni fa. Esatto, insomma, fra po' adesso, insomma, siamo già ormai abbastanza consolidati. Siamo partiti con 70 bambini e adesso abbiamo 305 ragazzi più 40 ragazze. Con perché... Daniele, c'era anche Daniele prima. Sì. Daniele è stato responsabile della scuola calcio, ora è responsabile del settore giovanile. Io saluto Daniele Corazza. E abbiamo cominciato quel giorno nel 2004 e adesso lui è responsabile del settore giovanile, io da 3 anni della scuola calcio. E, insomma, è stata un'avventura molto bella e mi fa molto piacere il fatto che ci sia stato anche un aumento dei ragazzi molto importante. Ma tu ti ricordi ancora quel giorno che avete iniziato, la prima squadra che avevate di ragazzini, questi ragazzini qui, qualcuno... C'è ancora? Io me lo ricordo, era il campo Nettuno in via Fancelli numero 4, che è ancora il nostro campo per i più piccoli, e tra di loro c'era Aaron Tabacchi. Che dove gioca Aaron Tabacchi? Gioca sempre nel Bologna, ha fatto tutta la trafila scuola calcio, settore giovanile, è riuscito ad arrivare in prima squadra, a fine anno l'anno scorso ha esordito anche in... Ha esordito, chi si ricorda l'anno scorso? A Chievo, con Chievo. Con la prima squadra, poi non dimentichiamoci di Capello, che anche lui... è un prodotto subito dalla scuola calcio, qui ce ne sono tanti. Sì, lui aveva fatto addirittura anche i campus rosso-blu. Che i campus rosso-blu li fanno anche chi non gioca in Bologna. Assolutamente sì, è aperto anche a chi gioca basket, chi fa tennis. Anche questa avventura dei camp è stata una cosa molto bella, perché anche lì abbiamo avuto un aumento delle iscrizioni abbastanza particolare. Diciamo che il pensiero a un padre di mettere la maglia del Bologna al figlio già a 5-6 anni, soprattutto se uno molto tifoso, ti stimola anche un po' la fantasia e anche magari creargli una disciplina, perché poi iniziare a giocare a calcio così presto sicuramente è divertimento ed è anche un modo come un altro per disciplinare un po' questi ragazzi, perché vanno via. So che c'è, diciamo, non rigido, però si comincia già a instradare ognuno a essere molto indipendente quando sta via da casa, senza genitori, perché poi la vita dell'atleta professionista, lui e Marcello potrà confermare, tutti gli sport, vuol dire staccarsi presto dai genitori e mettersi lì a testa bassa. Assolutamente sì. Mi piace anche dire che che gli allenatori per noi sono dei tecnici educatori, proprio perché si prende una fascia molto bassa di età, e quindi è importante dare anche un'impronta educativa, oltre che l'aspetto tecnico. L'età più bassa, l'età minima quanto è? 5 anni. Quindi 2011. Vabbè, sì, quelli sì, di fine anno, ma insomma. Che, diciamo, avvicinare i bambini a queste cose è sempre molto interessante, lo sport, ma è interessante anche avvicinarli al ballo. E così vado a fare due chiacchiere con la mia amica Jessica, perché il ballo è quello che
stimola a 5-6 anni un po' le fantasie e i pensieri di tutti e ci segue fino a 70, forse anche a 80 anni. È quello che succede un po' nei locali della nostra città, dove ci sono delle scuole di ballo, ma ci sono anche dei locali dove si va proprio a ballare, dove si inizia con questi balli che vanno forte adesso, reggaeton, piuttosto che latino, sudamericano, piuttosto che discoteche, e tu sei in un locale di questo genere. Cara Jessica, si fa fatica comunque a far ripartire queste situazioni, perché non è semplice, anche se la gente ha molta voglia di divertirsi. E cosa comporta la preparazione di una sala, di un ritrovo? Studio, fatica. Facciamo con... Si inizia la mattina presto, bisogna andare a fare la spesa, bisogna guardare quanta gente... Bisogna andare a fare la spesa. Preparare il locale. Ci sono anche le cene, poi non c'è solo il ballo, quindi... si inizia a fare la spesa, ci sono le pulizie, c'è... È una vera e propria azienda. È un'azienda, c'è del personale, insomma, non è così semplice come sembra quando apri le porte, insomma. Quando uno arriva lì, salta, va, le mangia, c'è dietro tutto quello che un lavoro che inizia presto la mattina e, esatto. Diciamo e che finisce tardi la notte. C'è molto anche passione. Soprattutto passione. Tu balli anche o guardi? Io sì, ballo ogni tanto. Ogni tanto ti lascio andare, sì, balli? Ti sgridano però ballo. Ti sgridano, diciamo che sto parlando di uno dei locali della nostra città, si chiama Let's Go, che adesso va molto per la maggiore, se ne sente spesso parlare, ogni tanto ci capito anch'io. Vorrei tanto portarci Barbacino una sera, perché so... Anche abito lì vicino. Appunto, Barbacino, cioè... Osteria grande, abito. Capito, vieni a fare un salto una sera, ballo io per te, tu stai lì e parli, io ballo, mi metto di fianco. Balli tu però? Ballo io, perché bisogna cominciare a pensare, non si può pensare di lavorare e andare a casa a dormire e basta. No. Al venerdì e al sabato cominciamo. Bisogna uscire. Ecco, bisogna frequentiamo divertirsi. Un po' i locali, non dico solo questo locale, un po' tutti, iniziamo ad andare un po' in giro, tanto non si spende poi molto come si spendeva 10-15 anni fa, anche 20 anni fa. Io mi ricordo, se andavo fuori la sera, una serata ti costava 100.000 lire, 120-130.000 lire, adesso si riesce a stare in serata con molto meno, aggregazione, musica, sport, si fanno due chiacchiere e si va avanti e si soprasiede un po' a tutti i pensieri. Sì, è vero, un po' si è perso, una si volta è perso si viveva un po'. Più la città, la vivevamo meglio, adesso meno. Eravamo la città che tutte le sere c'era una discoteca, adesso te non te lo ricordi Valerio perché hai iniziato presto a fare il mister, ma io che sono più vecchio di tutti qua dentro, al lunedì si andava alle Benduse, al martedì si andava al Vertigo, il mercoledì si andava al Tirani, il giovedì si andava al Variety, poi da grotte sono fuori. Io non ci andavo perché la domenica giocavo, dovevo essere... Giocavo anch'io la domenica, infatti. Però finivo in panchina molte volte perché il mister... Strano, vero? Qualcuno gli diceva che ero in giro, ma continueremo subito dopo un po' di pubblicità a raccontarvi tutte queste situazioni. A tra poco. State lì. Movida87.com. Maresca e Fiorentino S.p.A. Concessionaria Fiat e Fiat Professional per Bologna e provincia dal 1957. Per voi l'intera gamma Fiat e dall'outlet ufficiale del gruppo Fiat la migliore selezione dell'usato aziendale Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. A Bologna solo da Maresca e Fiorentino. Assistenza qualificata con vendita, montaggio e deposito gomme ed un magazzino ricambi originali Fiat. Novità 2014. Siamo concessionari di bici elettriche di marchi Ecletta, Vinora, Hybik e Sinus. Maresca e Fiorentino, via Marco Emilio Lepido 6, telefono 051 641 9811. Un'oasi sportiva immersa nel verde a due passi da Bologna è il centro sportivo Torre Verde di Castelmaggiore, attrezzato per la tua attività sportiva. La struttura dispone di campi calcio a 5 e 7 scoperti e coperti riscaldati con erba sintetica di ultima generazione, 4 campi per paddle tennis e piscina estiva. Sport e relax gustando i deliziosi menù del ristorante pizzeria o uno stuzzichino al bar. Location ideale anche per feste ed eventi sportivi e non. Centro Sportivo Torre Verde, 051 713 155.
Da tre generazioni, l'impresa Lelli opera nel settore delle onoranze funebri a Bologna e provincia. Nostro dovere è seguirvi e accompagnarvi con discrezione dal primo contatto fino a cerimonia ultimata. Lo faremo rispondendo a ogni vostra necessità con la competenza e la sensibilità accumulati in 90 anni di esperienza. Siamo a disposizione gratuitamente per preventivi, per fornire informazioni su cremazioni e possibilità di finanziamenti. L'impresa Lelli è storia, tradizione, conoscenza ed efficienza. La scelta di un'autofficina di fiducia è una cosa seria. Dal 1985, Mondial Car offre un servizio a 360 gradi. Riparazioni auto, moto, scooter di tutte le marche. Elettrauto con diagnosi elettronica, gommista e carrozzeria, installazione e riparazione impianti, GPL e metano, collaudi. Le auto oggi sono un concentrato di tecnologia elettronica. Per questo servono apparecchiature adeguate e mani esperte. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34, www.officinamondialcar.it. Hai qualche difficoltà nel fare la doccia o la vasca a un tuo caro? Da oggi con Acquabuddy Home fare la doccia o il bidet a chi non può muoversi in autonomia diventa confortevole, facile ed efficace. Acquabuddy ha sviluppato un sistema innovativo che permette di fare la doccia completa o il bidet direttamente nel letto. Sì, hai capito bene, non bisognerà più sollevare il tuo caro dal letto e trasferirlo in un bagno attrezzato, mettendo così a rischio la sua e la tua salute. Posiziona il telo vasca oppure la bacinella gonfiabile sul letto e inizia a fare la doccia o il bidet. Hai a disposizione 8 minuti di erogazione continua. L'acqua reflua viene aspirata immediatamente. Nessun rischio di bagnare il letto. In pochi minuti il tuo caro sarà perfettamente pulito e asciutto. L'oggettiva difficoltà nell'igiene di queste persone aumenta moltissimo l'incidenza di infezioni batteriche anche gravi. Acquabuddy è uno strumento utile perché può prevenire le infezioni batteriche e le piaghe da decubito. Cosa aspetti? Acquista o noleggia Acquabuddy Home nelle migliori sanitarie e farmacie oppure al numero verde 800 821 862 o su www.acquabuddy.it. Acquabuddy Home è un dispositivo medico CE con IVA agevolata al 4% e detraibile al 19%. Rieccoci in studio, ora vi assicuro che siamo in una settantina qua dietro le quinte, perché per mettere in piedi un programma del genere ci vogliono 7-8 cameraman, neanche 3 in regia, tutti bravissimi. E chiaramente ci sono dei momenti. E organizzazione di 10 giorni. 10 giorni, esatto. Quello che succede un po', quello che succede un po' nel cinema, quando voi vedete delle immagini, gli dicevo a Barbacini, quando ho fatto quel pezzo di film di 2 secondi insieme a Morandi, forse due secondi. Quadra, no? Gianni Morandi e Raffaele Piso, che mi hanno truccato 1 ora e mezza di trucco per 1 secondo e mezzo, erano veramente, vi giuro, c'erano 50 persone dietro, camere ovunque, c'era un regista che diceva una cosa, l'aiuto regista che impazziva, quell'altro che gli faceva vento, è quello che succede un po' qua dietro, da noi, in un pomeriggio. Allora, cioè, 2 secondi e un pomeriggio? Tu che di due cinema sei in pratica, oltre che studiare, perché tu stai studiando cinema. No, sto studiando cinema, sto studiando ragioneria. Ragioneria, quello che ho studiato anch'io, guarda come mi sono ridotto, no. Quindi ti consiglio di cambiare scuola. No, dicevamo appunto, oltre che il mondo del cinema, hai già fatto qualcosa in particolare o...? Ho girato una piccola parte di un piccolo episodio. E adesso sono la protagonista di un altro film. Che si chiama? Non mi ricordo, sinceramente. Sai che però... Cose nostre. Io quel film, anch'io ho partecipato, mi hanno chiesto il titolo in 50 persone e non l'ho saputo dire, quindi... Chissà come mai che il titolo non rimane. Comunque perché è secondario. No, vedo che sei molto telegenica, ma quindi farai sicuramente anche la modella e tante altre cose. Sì, faccio la modella, faccio l'allenatrice di palamano. L'allenatrice di palamano? Sì. Dove? A 19 anni. A Crevalcore. A Crevalcore, quindi tu hai 35-36 anni per fare tutte queste cose qua. No, ne ho 19. E già fai tutte queste cose, cioè studi, cinema,
fotomodella, allenatrice di pallamano, ma bisogna che ci vai però, non è che puoi dire non posso venire, non come fai a seguire la squadra? Allora faccio allenamento il venerdì e il mercoledì dalle 4 e mezza alle 6 e poi dopo la domenica vado con le ragazze a fare il campionato. Ah però, quindi sei un vero e proprio coach, ma si chiama coach, come si chiama? Allenatore, mister? Allenatore. Allenatore, quindi diciamo nel mondo del cinema, perché per andare avanti so che bisogna comunque studiare, recitazione, non farsi trovare mai, o no? Tu non fai. Io sinceramente non ho mai fatto niente del genere. Te ti hanno preso perché sei bella, fotogenica, e hai detto vieni qui Giorgiana. Un po'. Ha ragione, mi è successo uguale anche a me. Io ho già fatto 3-4 apparizioni, 3-4 film, Barbecini, non ridere. No. 3-4 apparizioni. Addirittura quel film che vi dicevo prima, ho detto una frase. Cosa hai detto? Cipolani. Ah, pensa mo. C'era Pellerano qui, Cipolani qui. È quella che hanno tagliato nel film. No, hanno tagliato. La scena è Cipolani qua, Pellerano qua, Morandi qui e Pisu di là. Pisu 91 anni. Raffaele Pisu dava i piedi sotto quando toccava Cipolani, perché Cipolani non ci sentiva tanto, quindi la battuta gli scappava delle volte, e allora lui di 91 anni gli diceva... Era Villa Barossiana la cosa. No, invece erano molto, no. È stato molto divertente, 4 ore per dire, io ho detto una frase che non me la ricordo più. Il trucco che colava, infatti. Il trucco che ogni tanto... Abbiamo dei messaggi, Enrico. Abbiamo dei messaggi. Mi dispiace per il Bologna, un saluto da Patti, milanista, via Triunvirato. Poi salutiamo, Patti, salutiamo anche Patti. Giuseppe Borgia, Isabella, Tamara Tammi, Roberto Gavazza, Antonella Piccidocci, Tugnoli Charles, Fausto Zacchini che è sempre allo stadio e anche lui che ha cercato di venire. Tutti i tifosi che ci seguono. E prima di tornare a parlare di questa disgrazia di partita che ieri purtroppo molti non hanno digerito, perché ovviamente la squadra secondo me si è comportata bene, però quando si perde rimane sempre questo... Ma sai, ci avevamo fatto la bocca chiamare, perché erano... Con la Coppa Italia erano 4 vittorie consecutive casalinghe, volevamo arrivare alla quinta, con anche prestazione importante. Invece le sfumature della vita, le sfumature in generale sono quelle che ci racconta Andrea Riccio in questo suo ultimo disco, come si chiama adesso? LP, ultimo nel senso di tempo che l'hai fatto adesso, sì, diciamo. Sì, ma si dice una volta si diceva LP. CD, questo CD, sfumature, che cos'è? L'hai scritto te? Sì, è tutto scritto da me, tutto fatto da me, e ha 12 tracce, e tra cui in questo disco parlo un po' delle sfumature della mia vita, e parlano parecchio di una storia d'amore. E che ti ha segnato? Mi ha segnato, però ho anche rimosso. Hai anche rimosso, l'hai sfumata. Sì. È sfumatura, la tua storia. Allora, quando la regia è pronta, perché ci manda, ci fa sentire così, intanto noi ci plechiamo e tu vieni da, ecco, intanto facciamo andare questo pezzo che non fa parte di questo, no, giusto? Fa parte, sì, è parte del videoclip, è il singolo estratto dopo il disco. E... Adios amor, en esta noche mucho calor. Adios amor, en esta noche quiero que mi corazón. Adios amor, adios amor. Sí, sí. Scappo da tutti i guai, alla ricerca di nomi che non saprò mai. E se avrò il coraggio, mi avvicinerò, dicendoti frasi che ti mancano già da un po'. Perché si vede dal tuo sorriso, che è come un cielo nuvoloso. E ogni complimento diventa sereno, quindi mi avvicino e ci provo. E se tutto questo non avrà senso, ci diremo una frase senza senso che fa: adios amor, en esta noche mucho calor. Adios amor, en esta noche quiero que mi corazón. Adiós amor, en esta noche mucho calor.
addio Samore. E nesta noche quiero que mi corazón. Addio Samore, addio Samore. Parlando mi sono perso nei tuoi occhi, ma tanto sono inutili tutti questi discorsi. Tu hai una sola cosa in mente, io però non mi sento nel mio ambiente. Sarà colpa di tutta questa gente, o sono io che sono innocente. Quindi continuiamo questi discorsi inutili, che se poi ci pensi siamo un po' stupidi. Perché perdiamo dozzine di minuti e alla fine rimaniamo i soliti sconosciuti. Addio Samore, e nesta noche mucho calor. Addio Samore, e nesta noche quiero que mi corazón. Addio Samore, e nesta noche mucho calor. Addio Samore, e nesta noche quiero que mi corazón. Addio Samore, e nesta noche mucho calor. Adios amor, adios amor, adios amor. Sì, sì, sì. Non ho avuto nessuna preoccupazione, ho messo apposta la crema 50 al mio cuore, per paura che poi scottasse in una notte volante che ti fa parlare, anche se poi una cosa non la dici, ma io me lo ricordo ancora di com'eri bella senza vestiti. E questa notte era nostra e me ne sono goduta con lo scatto alla risposta, ma la mattina mi sono svegliato e quella ragazza avevo già dimenticato. E cercavo un modo un po' adeguato per dire che cercavo una notte di sfago, ma senza tante parole ho fatto capire la mia intenzione. E per fortuna anche lei cercava quello, quindi ci scambiamo il numero e ci sentiamo presto per un'altra notte senza senso. A R, addio Samor. Addio Samor, e nesta noche mucho calor. Addio Samor, e nesta noche quiero que mi corazón. Addio Samor, e nesta noche mucho calor. Addio Samor, addio Samor. Eccoci di nuovo in studio. Un applauso che anche da dietro le quinte saranno chieste. Un applauso a Andrea Riccio, si produce da solo, diciamo che è un ragazzo che si dà molto da fare, è un momento un po' difficile anche questo per, diciamo, il reparto musicale, le produzioni guardano sempre gli stessi, non è facile andare. No, è vero, è difficile come momento, ma uno trova anche sempre le forze per andare avanti e cercare di scrivere tutto, anche perché secondo me la scrittura mi è venuta a salvare in un momento buio e lo racconto nel disco. E quanti anni hai? 20. A 20 anni sei già tutta sta grinta qua? Bene, bene, vedi, vuol dire che allora si dice sempre che i giovani dormono e basta, invece non è vero. Lui è un esempio, ma come anche Giorgiana, che penso più o meno quell'età, forse qualcosa in meno, si danno molto da fare. Non è vero che forse sono i nostri qua, dalle nostre parti, ma non è vero neanche. Enrico, abbiamo una notizia ufficiale dal mondo del calcio della Serie A, che il nuovo allenatore dell'Udinese sarà Gigi Del Neri, che è stato generato ieri Iachini. Gigi Del Neri sarà il nuovo allenatore dell'Udinese. Come lo vedi? Male. Se devo dare un'opinione, la secondo me Del Neri era un bravissimo allenatore, però è sempre un allenatore però da squadre già dall'inizio, entrare in corsa si è avuto difficoltà. E poi forse squadre non livello A. No, perché col Chievo, no, col Chievo ha fatto il primo miracolo Chievo e di Del Neri è stato. Per cui già se lui prende una squadra dall'inizio dell'estate è un conto, in corsa ha sempre avuto difficoltà. Valerio, voi prendete dei ragazzini anche in corsa o solo dall'inizio campionato? Fondamentalmente da inizio stagione, perché abbiamo aperto le iscrizioni circa il 10, il 15 di luglio e nel giro di 20 giorni le abbiamo chiuse, perché fortunatamente, esatto, come si dice adesso, la parola quindi adesso tutti quelli che chiamano purtroppo non riusciamo ad accontentarli e a prenderli. Per i camp, perché so che iniziate già con i camp estivi. Sì, appena finiamo l'attività della stagione calcistica cominciamo con tutta la parte estiva, che sono i campus rossoblu.
Cioè, mi sembra ieri che sono terminati con l'ultima settimana di Sestola, che è finita il 30 di luglio. Che hai fatto anche un sospiro di sollievo e hai detto adesso mi riposo un attimo, invece... Sì, poco, perché comunque dopo ho ricominciato subito la scuola calcio, però c'è un'esperienza molto bella. Quest'anno siamo stati al Villaggio della Salute più, perché a Casteldevole ci sono, al centro tecnico ci sono dei lavori, e, però storicamente li abbiamo sempre fatti anche nel nostro centro tecnico Niccolò Galli. E poi si sono conclusi con la settimana Sestola, che è una settimana storica per noi. Una domanda io. Prosegue o proseguirà questa sinergia col Montreal Impact? Che so che siete andati tutte le foto. Siete andati in Canada scorsa estate. È stata un'esperienza molto bella. Siamo andati con l'annata 2002, hanno fatto un torneo con DC Washington, in Chicago e poi chiaramente il Montreal Impact. Per loro è stata un'esperienza molto molto importante, che credo che pochi ragazzi possano vivere una... Forse nessuno. Sì, esatto, sì, esatto. È più unica che rara una cosa. E direi che il nostro presidente Saputo ha dato una grande opportunità, l'ha data anche a noi. Anche a noi. A livello professionale è una bella esperienza. Assolutamente, abbiamo fatto un po' più un interscambio con i loro tecnici, i loro allenatori, i loro preparatori. Culture diverse, modo di vita diverso. Assolutamente sì. Bello. Però con una grande interazione tra le parti. Quindi, e sicuramente sarà ancora. C'è un grande potenziale che andrà in sviluppo. Esattamente. Non svelo nulla, però. Anche perché lo stesso centro sportivo là a Montreal è nuovo, è detto che è una cosa meravigliosa. Assolutamente sì. È il loro centro tecnico, tra l'altro, è stato ricavato da una vecchia stazione dei pompieri, che il presidente ha voluto mantenere e ha costruito attorno, ed è una cosa anche... Io ho visto delle foto. Molto, molto bella. Sì, anche lo stesso Magnani me ne aveva parlato, infatti, è veramente interessante. Interessante. Palmucci, la Fidentina, e questa realtà, oltre il Parma, non c'è, diciamo, della zona di Parma, è una squadra che va per la maggiore, adesso vi trovate in eccellenza, ma si cerca sempre di crescere. Tu ti occupi un po' dell'apparato dei portieri, diciamo, che anche quello è un mondo un po' difficile. Sono, che ragazzi vi trovate a avere a che fare? Escono dalle società professionistiche, più o meno il livello è quello? Beh, direi un mondo molto interessante, che seguo appunto seguo io per l'appunto. Sì, sono giovani, molto giovani, parliamo del 98, ragazzi del 99, che seguono, che escono da società professionistiche, Parma, Cremona, Piacenza, e hanno ottime prospettive, sono dei giovani molto interessanti, perché comunque hanno adesso le società professionistiche un percorso sia di educatori e sia a livello di insegnamento molto molto importante, devo dire, quindi la qualità si alza sempre di Ma più. Tre anni fa, per dire, io ho allenato in eccellenza, tre anni fa allenavo Castenaso Van Gouff. E, ho visto giocatori sia come portieri in questo caso e giocatori di movimento, diciamo, ma veramente di altissima qualità. Sì. Cioè noi abbiamo incontrato, mi ricordo che vincemmo 4-1 a Ravenna quell'anno lì, e c'era nel Ravenna un paio di giocatori che successivamente sono andati in serie Mega Pro, ma tranquillamente potevano giocare. Infatti il campionato in sé non è un campionato di calcio minore, ma è un campionato di altissima qualità, questo me lo confermi, tuttora così. Assolutamente, sempre in crescita come campionato, sempre più impegnativo, ci sono dei giocatori veramente interessanti, molti fanno anche esperienza, se parliamo dei giovani vengono anche per fare esperienza, per poi essere collocati in altra realtà da parte sempre delle società professionistiche, e vedi proprio che hanno delle caratteristiche veramente importanti. E il vostro livello di crescita anche professionale prevede dei corsi di aggiornamento, cioè patentini, perché se no non si può fare? Assolutamente sì, non è una figura riconosciuta al momento, cioè non posso andare in panchina, però ci sono corsi, c'è la nostra associazione a cui facciamo riferimento, che è in continuo evolversi, perché continua a mettere a bandiera dei concorsi, a dei corsi soprattutto di formazione, e dei momenti in cui la condivisione con altri allenatori anche esteri diventa molto importante per la crescita. Tu però, come tua carriera personale, hai giocato a calcio ma in un altro ruolo, non portiere? Sì, vai. Sì, io ho avuto la fortuna che sin da piccolo, c'era mio padre che giocava a calcio in porta, poi ha sempre fatto l'allenatore dei portieri anche a livello più alto del mio. Io purtroppo con l'altezza non... Ti capisco. Esatto, e quindi è sempre stata una passione, un amore verso questo ruolo, che è cresciuto negli anni
calcisticamente parlando è diventato sempre più completo e adesso la fortuna di poter studiare le tue e poter qualità invece in campo. Non ho capito. Le tue qualità, peculiarità in campo? Beh, il carattere, la personalità, non avevo certo i piedi buoni, però giocavo in difesa, quindi le mie qualità con la gara non le chiedi in campo. Perché le sappiamo, vogliamo soprassedere. Ho fatto 1600 gol in cortile però, in cortile con le gol sempre gol. Nel terrazzo in cortile con le borse di Rusco per fare le porte. Bene. Adesso prima di fare due chiacchiere con Jessica che si prepara, no, volevo sapere da Marcello, parte di scherzi, dicevamo prima l'impegno dalla parte sportiva e dalla preparazione dalle 6 di mattina, tutti i giorni, tu non salti un giorno. Sì, io lavoro a tempo pieno, quando ho visto un combattimento devo allenarmi sia la mattina che al pomeriggio, più o meno sono 5-6 ore al giorno, ecco. Ecco, roba da ridere, 5-6 ore al giorno, se vuoi che sia. Mi fai vedere quelle due cinture che hai portato? Sì. Allora, prima, quella più leggera, che è ovviamente quella più leggera. Era quella dell'italiano. Cioè, quando è stato? È stato l'anno scorso, sono stato due volte campione italiano, 2013-2014. E nel 2015 ho vinto tre volte il titolo intercontinentale e da lì sono arrivato sesto nelle classifiche mondiali IBF. E mi hanno dato l'opportunità a marzo di combattere lì in America per la semifinale mondiale. E ho perso in quel caso. Hai perso, tra... ti sei fatto male o hai perso... Ah no, per fortuna non mi sono fatto male, però... Nel senso, cioè, le hai prese di santa ragione? No, il match diciamo che era equilibrato. Poi all'ottava ripresa il mio allenatore è arrivato all'angolo, che lo saluto, non è potuto venire Roberto Croce. E mi ha detto che il match ormai era perso, che eravamo in svantaggio di 8 punti. E da quel momento mi ha detto guarda prova tutto per tutto, io lì l'ho attaccato, ho cambiato completamente tattica perché quel pugile americano era un pugile diciamo che non era bravo ad attaccare, però se lo attaccava era molto tecnico, infatti mi ha incrociato con un gancio al mento e da lì ho perso un po' l'equilibrio del corpo, mi è arrivato con altri due colpi, non sono andato giù, però l'arbitro è intervenuto e mi ha fermato. E l'altra cintura che è lì, che è bella pesante quella lì? Questa qui è quella del titolo intercontinentale. Bella. Questa è un po' più pesante titolo dell'altra. Titolo intercontinentale vuol dire che... E comprende sia stati europei che anche stati americani. E dove sei stato a fare questo? Sono stato in un casino tra New York e Philadelphia. Bello. Si chiama Sand Casino a Bethlehem. Pieno di gente? Ah beh sì, pieno di gente. Ma infatti in America c'è ancora cultura della box. Ma tu hai anche il cappuccio certo. Con tutta la presentazione. Sì, sì, certo, c'è il mio accappatoio, la mia musica, c'ho tutto. Ho visto l'altro giorno un incontro, comunque a Las Vegas, sempre quelle zone lì che ovviamente in America sono spettacolarizzate, che in Italia... Sì, il pugilato diciamo che è lì... Prima di entrare sul ring, 8 minuti di presentazione... È tutto un altro mondo, lì è sport nazionale, si può dire, quindi... È uno dello sport che va di più. E a livello di nazionale ancora, olimpiadi? Ma nazionale... No, perché sei professionista. Esatto, tratta solo i dilettanti. Quest'anno le nuove leggi hanno permesso anche ai professionisti di combattere nelle olimpiadi, però sono stati pochissimi quelli che hanno accettato, perché appunto le sigle, le federazioni del pugilato professionistico hanno diciamo bandito tutti i pugili che accettavano di partecipare alle olimpiadi. Quindi dopo tu non potevi più fare il titolo mondiale e gli altri titoli nelle altre sigle, VBC, BF. Diciamo che è un gran intreccio sì, di sigle. Lì non e si poi diciamo che sono due sport diversi, il dilettantismo, anche alle Olimpiadi fai 3 riprese da 3 minuti, noi facciamo 12 riprese da 3 minuti, nei guanti non c'è l'antishock. L'antishock evita il KO, noi sentiamo proprio le nocche quando picchiamo. Cioè l'antishock? L'antishock è per evitare il KO, diciamo che ci sono i guanti più imbottiti. Invece noi abbiamo proprio i guanti che fanno male, senti proprio le nocche, senti quando picchi. Ma hai un campione che ti sei sempre ispirato? Cioè perché hai iniziato a fare la box? È successo un po' per caso, poi ho iniziato anche tardi, ho iniziato all'età di 19 anni, ma più che altro proprio perché avevo un periodo particolare della mia vita e ho iniziato come sfogo, Eri un po' nervoso, diciamo. Ecco, e lì ti sfoghi bene con la box. Poi vincendo prima del limite lì mi sono appassionato, ho visto che avevo talento e ho proseguito. Perché puoi vincere un incontro con KO a un colpo secco e dici eccolo, intanto si vede, cioè è come fare un gol all'incrocio dei pali, diciamo, se lo vogliamo avvicinare al calcio, ti carica ancora top, di più. Ecco. Perché tu dici sono cattivo, ci credi, ah, però
Questo l'ha preso bello. Quello lì era il secondo titolo italiano che avevo difeso. Sott'acqua. Pirezia fa meno male. Si stava allenando sott'acqua. Questo era il primo titolo italiano che avevo fatto. Che tipo di allenamento è sott'acqua? Tipo spinning in bicicletta? Ma sott'acqua facevo delle ripetute a tempo sott'acqua con dei tempi specifici. Sei un po' in apnea, ecco. Tu spari colpi sott'acqua. Il tuo idolo. Ma ne ho avuti tantissimi. Cioè, quando ero più piccolo mi piaceva molto De La Hoya, un messicano. Poi adesso il top nel pugilato è Mayweather, che è imbattuto. Questo qui era il campione finlandese, il primo intercontinentale che avevo vinto. Sai cosa? Che l'Italia non è molto spettacolarizzata come in altre parti del mondo. No, una volta era una volta sì, io mi ricordo con mio padre, avevo 7-10 anni, 12 anni. In Italia ha perso molto. Ha perso molto. Però te bussi, ho già visto che te bussi. Per forza, non è che è. Se il livello è questo che ha portato. Te bussi. Comunque lo sport fisicamente ti tiene in forma, ma avevano detto a me... Non di picchiare, sai, però Enrico, la pugilistica anche come ieri, tornando un attimo sul calcio, ieri è stato emozionante. Sì, è stato emozionante il gol di Locatelli all'incrocio dei pali che ha fatto quello del Milan, che si è messo a piangere dopo la partita. È stato bellissimo, era emozionatissimo. Un ragazzino che è del 98, che ha 17 anni. È la stessa cosa che succede alla Jessica un po' quando ci sono le serate, che tutta la gente balla e contenta. Di la verità che un po' ti senti, che dice ce l'ho fatta finalmente questa sera, è andata tutto bene, ma diciamo la realtà dei fatti è questa. Sono che contenta se sta bene, se stanno bene i clienti. Stanno bene i clienti, e diciamo che il venerdì e il sabato soprattutto adesso è un momento dove oltre che a mangiare si può anche ballare, ma soprattutto al sabato c'è questa nuova moda che impazza adesso, l'abbiamo sentito un po' anche prima, il pezzo tuo è tipo reggaeton. Sì, reggaeton. C'è un gruppo di ballo però. Che fanno, insegnano, chi non vuole imparare a ballare lo fa? Lì sì, abbiamo dell'animazione, sono bravissimi, si chiama Movimento Havana. E sì, insomma, ci accompagnano durante la serata. Si chiama Movimento? Movimento Havana. Movimento Havana viene da Cuba? Sì, ci sono dei ragazzi cubani, c'è anche una ragazza bellissima che si chiama Jessica Siciliana. Quella ragazza bionda? Sì. Ed è bravissima. È bella, brava, e questo è quello che succede un po' a Let's Go, ma è un ballo di gruppo che si vede, oppure uno può anche andare lì e ballare altro sabato sera, o è prettamente la serata dedicata? È diciamo un latino a 360 gradi, quindi si può trovare una bachata, un merengue, una salsa. Cerchiamo di stare prettamente sulla salsa, poi mischiamo un po' con reggaeton che piace molto. Cerchiamo di accontentare un po' tutti. Tutti i desideri, sì, esatto. Qualsiasi desiderio uno ha, esatto. Si inizia il venerdì con queste serate dove si può anche cenare con un artistico particolare. Sì. Dove si può trovare anche... Sono musica anni 70-80, commerciale. È una serata all'insegna del divertimento, soprattutto... Diciamo che poi uno quando arriva là davanti ti trova a te subito all'entrata con un sto sorrisone. E Sasso dietro col microfono. Io che arrivo col microfono a intervistare. No, a parte gli scherzi, è un posto che adesso va per la maggiore. Invitiamo tutti a fare un salto, venite a vedere, andate a fare un salto a Let's Go al venerdì. Let's Go Now. A Ozzano dell'Emilia. Saluto anche Terence, Scarpetta, saluto Linda, che li troverete tutti dentro, oltre che vederli nei video, nelle foto che stanno impazzando su Facebook in questi giorni, tutti i venerdì e tutti i sabati, e trovate anche i numeri se qualcuno vuole avere più informazioni o organizzarsi meglio. Sulla nostra pagina Facebook e sul sito. Noi torniamo subito dopo, state lì. da87.com. Un'oasi sportiva immersa nel verde a due passi da Bologna è il centro sportivo Torre Verde di Castelmaggiore, attrezzato per la tua attività sportiva. La struttura dispone di campi calcio a 5 e 7 scoperti e coperti riscaldati con erba sintetica di ultima generazione, 4 campi per paddle, tennis e piscina estiva. Sport e relax gustando i deliziosi menù del ristorante pizzeria o uno stuzzichino al bar. Location ideale anche per feste ed eventi sportivi e non.
Centro Sportivo Torre Verde, 051 713 155. La scelta di un'autofficina di fiducia è una cosa seria. Dal 1985, Mondial Car offre un servizio a 360 gradi. Riparazioni auto, moto, scooter di tutte le marche. Elettrauto con diagnosi elettronica, gommista e carrozzeria, installazione e riparazione impianti, GPL e metano, collaudi. Le auto oggi sono un concentrato di tecnologia elettronica. Per questo servono apparecchiature adeguate e mani esperte. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34, www.officinamondialcar.it. Maresca e Fiorentino S.p.A., concessionaria Fiat e Fiat Professional per Bologna e provincia dal 1957. Per voi l'intera gamma Fiat e dall'outlet ufficiale del gruppo Fiat la migliore selezione dell'usato aziendale Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. A Bologna solo da Maresca e Fiorentino. Assistenza qualificata con vendita, montaggio e deposito gomme ed un magazzino ricambi originali Fiat. Novità 2014. Siamo concessionari di bici elettriche di marchi Ecletta, Vinora, Hybik e Sinus. Maresca e Fiorentino. Via Marco Emilio Lepido 6, telefono 051 641 98 11. Il supermercato Palma al centro commerciale Danieli di San Posidonio è ancora più conveniente. Se questa settimana vieni a fare la spesa, avrai un pranzo gratuito. Eh già, martedì ti regaliamo la pasta, mercoledì la passata di pomodoro, giovedì il pane, venerdì il dolce, sabato la frutta e domenica il vino. Da noi troverai anche una miriade di articoli a meno di un euro e altri sotto costo. Centro commerciale Danieli, supermercato Palm a San Posidonio. Qui i veri affari si fanno insieme. Da tre generazioni l'impresa Lelli opera nel settore delle onoranze funebri a Bologna e provincia. Nostro dovere è seguirvi e accompagnarvi con discrezione dal primo contatto fino a cerimonia ultimata. Lo faremo rispondendo a ogni vostra necessità con la competenza e la sensibilità accumulati in 90 anni di esperienza. Siamo a disposizione gratuitamente per preventivi, per fornire informazioni su cremazioni e possibilità di finanziamenti. L'impresa Lelli è storia, tradizione, conoscenza ed efficienza. Hai qualche difficoltà nel fare la doccia o la vasca a un tuo caro? Da oggi con Acquabuddy Home fare la doccia o il bidet a chi non può muoversi in autonomia diventa confortevole, facile ed efficace. Acquabuddy ha sviluppato un sistema innovativo che permette di fare la doccia completa o il bidet direttamente nel letto. Sì, hai capito bene. Non bisognerà più sollevare il tuo caro dal letto e trasferirlo in un bagno attrezzato, mettendo così a rischio la sua e la tua salute. Posiziona il telo vasca oppure la bacinella gonfiabile sul letto e inizia a fare la doccia o il bidet. Hai a disposizione 8 minuti di erogazione continua. L'acqua reflua viene aspirata immediatamente. Nessun rischio di bagnare il letto. In pochi minuti il tuo caro sarà perfettamente pulito e asciutto. L'oggettiva difficoltà nell'igiene di queste persone aumenta moltissimo l'incidenza di infezioni batteriche anche gravi. Acquabuddy è uno strumento utile perché può prevenire le infezioni batteriche e le piaghe da decubito. Cosa aspetti? Acquista o noleggia Acquabuddy Home nelle migliori sanitarie e farmacie oppure al numero verde 800 821 862 o su www.acquabuddy.it. Acquabuddy Home è un dispositivo medico CE con IVA agevolata al 4% e detraibile al 19%. Finalmente un nuovo conduttore. Oh, abbiamo un nuovo conduttore. Ho ripreso la mia cintura perché era una gag quella che era di Marcello, ma in realtà questa era la mia che l'ho presa perché sono quello che ne ha presi più di tutti in Italia. Perché c'è anche che cosa? Di noci. Ah. C'è anche la cintura per chi le prende, non solo per chi vince. Intanto vedo che è arrivato un membro proprio della scuola calcio del Bologna. Con la maglia ufficiale. Il solito Barbacini, grande Barbacini. Saluta. Buonasera a tutti. Come va? Tutto bene? Bene, bene. Vi siete allenati? Microfono vicino? Sì. Dimmi che emozione è mettersi quella maglia lì in tenera età. Questi colori. Questo vogliamo sapere.
È un'emozione che... Che? Che ti sale dal basso e ti arriva fino all'alto, non ti abbandona più. Sì. E in questo caso è durata 107 anni ad arrivare oggi, perché è il compleanno del Bologna. È un po' stanco, sta appena allenato, si sente. Si sente che... C'è il piattone. Adesso va a casa a fare la doccia. Salutiamo Barbacini. E la sua pagina Instagram, che è, ripeti? La tua pagina Instagram. No, il Barba, quello come si chiama? Ah no, c'aveva la sua pagina Instagram. Il Bologna siamo noi, non c'è più. Dove l'hai messo? Non c'è più, l'ha chiusa. L'ha chiusa, va bene. Adesso ne aprirà un'altra. Torniamo in studio, ciao. Salutiamo Barbacini, torna, puoi andare a fare la pasta. Passa di qua. Ok. Puoi stare anche qua con noi. Ciao. È venuto a salutare il boss, così lo fa giocare, perché l'ha salutato. Ecco, così, perfetto. Aspettavo. Allora Valerio, diciamo che se uno volesse informazioni va sul sito del Bologna FC 1909, sia per i camp sul Rosso Blu che per la scuola calcio, però questo dall'anno prossimo ormai, perché non abbiamo più posto e non c'è possibilità di prendere nuovi iscritti. Ho questa impressione che il prossimo anno diventerà come prendere un biglietto per gli One Direction o per andare a vedere un qualsiasi concerto, il giorno che mettete fuori si aprono le iscrizioni. No, diciamo che diamo una prelazione ai vecchi iscritti, perché chiaramente hanno una precedenza e bene o male si riscrivono tutti, quindi posti per ogni categoria sono sempre pochi. Diciamo che il mondo Bologna, il mondo rossoblu, da coccolamento di Saputo, con tutto quello che si vede, grazie anche alla parte social e mediatica, tutto quello che si è visto anche di Montreal, come diceva lui, tutte queste foto che hanno girato, queste situazioni incredibili, fanno sì che i genitori impazziranno per iscrivere i loro figli. Poi è chiaro, mica tutti diventeranno dei campioni o comunque... No, bisogna dirlo questo, non tutti diventeranno campioni, questo bisogna sottolineare. Uno su mille ce la fa, lo disse bene Gianni Morandi una volta, però perché non provarsi, perché non crederci? Non è assolutamente una cosa, diciamo, anzi, bisogna provarci sempre, credersi sempre, e comunque è una disciplina, è un percorso di vita, un'esperienza che fa piacere e rimane nel cuore di tutti i bambini, comunque vada, questo è importante. Noi genitori, io sono genitore come tanti qua dentro, i figli bisogna abituare sin da piccoli che bisogna combattere, ogni centimetro è quello che serve per andare avanti, ma non sempre si può vincere, va bene partecipare, le situazioni che si aprono nella vita possono essere infinite, l'importante è avere sempre la voglia di crederci, come sta facendo anche Andrea Riccio con le sue sfumature, come fa Giorgiana con il cinema e tutto il resto, e come fa Marcello quando scende sul ring e suona la campanella. Ci sono delle volte, pensa Marcello, io ho un amico, quando siamo a mangiare, che si chiama Beppe Parazza, che qualsiasi rumore sente, ti il bicchiere che parte, comincia da solo, mentre sei lì che parliamo. Vabbè, ma questo però ci è rimasto un po'. Ho fatto un incontro 10 anni fa, e sai che delle volte tu sei lì che parli, c'è la forchetta in mano, ti scappa di fare così sul bicchiere. Quando c'è lui, anche in diretta l'abbiamo non visto. Lo puoi fare, quando c'è lui non lo puoi fare. Parte anche suono. Sì, è così, la boxe alle volte. No, come... So, un calciatore vede palleggiare il pallone e comincia a palleggiare lui. Mi piace, sai che sta cintura Barbas, sì. Mi piace. Sì, perché così ti copre anche la pancia. Copre la pancia, tattica, si vede. Dalla prossima settimana voglio già informare tutti quelli che mi troveranno sulla loro strada a giocare a calcio. Preparatevi, perché mi sto allenando pesantemente. Avete visto il video di Marcello? Vabbè. Comincio 10 km al giorno, voglio vedere che li fa. Ho da perdere quei 3-4 kg e poi sono già in forma, sono pronto per il campionato. Certo. E attenzione anche alla zona di Fidenza, Parma, quelle zone lì, perché ti controlliamo. Come sta andando il campionato della Fiorentina? Siamo partiti un po' alle lento, tra alti e bassi, diciamo che partiamo da un ottimo gruppo di ragazzi veramente intelligenti con cui è un piacere lavorare, parlo di tutta la squadra. I risultati per episodi non sono stati dei migliori, ma abbiamo tutto il tempo per poter raddrizzare la rotta. Si parte già mercoledì, dai. Già da mercoledì possiamo rifarsi. C'è un turno infrasettimanale. Esatto, sì. C'è un turno infrasettimanale. Sì, un turno infrasettimanale, quindi è già l'occasione perché di scendere in campo. Per motivi miei seguo più il girone B che il girone A. Sì. Appunto il girone B che c'è lì per favorita Rimini in eccellenza, che addirittura Rimini, l'ex Rimini è andato in eccellenza lì per favorita in questo momento, però in testa è il Gran Amica. Sì, in questo momento il Gran Amica, dopo 6 partite a 15 punti, incredibilmente rischia addirittura di andare in Serie D. Cioè il Gran Amica in Serie D mi sembra una cosa. E la tua squadra di pallavolo, Giorgiana, che pallamano che categoria fa? Pallavolo è mia figlia. Non ho capito, scusa. Che categoria fate? Ma siamo piccolini. Cioè non è, diciamo, a livello Serie A, Serie B? No.
Siamo tu hai ancora... giocato, fai l'allenatrice perché hai giocato. Sì, ho fatto 9 anni di pallamano, sì. E poi hai smesso? Ho smesso perché ho dovuto venire qua. Cioè, quando io l'ho fatto... in Italia? Sì, io ho fatto 9 anni in Romania. Ma lì in Romania ve li fanno fare a scuola, vi fanno sì, studiare? Sì, infatti. Infatti, noi la facciamo da piccolini, cioè io l'ho cominciato quando avevo 7 anni. Poi dopo, piano piano, sono andata avanti e poi dopo sono arrivata... Romania, Ungheria, Bulgaria, cioè tutte nazioni dove i ragazzini fanno sport a scuola, li seguono dall'A alla Z, tutte le nazioni d'Europa tranne che l'Italia. Quindi l'Italia è diventata una roba, adesso a parte il calcio, che è l'unica situazione dove veramente se poi una società come il Bologna, per dire, prende un ragazzino dopo... dalla mattina alla sera tu sei là, sei seguito in una certa maniera. Negli altri sport non c'è niente da fare. Bologna è un'isola felice anche nel basket, perché anche nel basket vengono presi i ragazzini, vengono tutelati, vengono portati avanti, c'è la foresteria, ci sono... In altre realtà, parlo di basket, in Italia hanno un pochino più di difficoltà. Come hanno difficoltà i cantanti, Andrea Riccio ne è un esempio, con le sue sfumature sta girando un po' tutta l'Italia, ma fai anche dei concerti. Sì, ho avuto il piacere di aprire il concerto anche a Rocco Ant. Ah, però? E anche di cantare durante il primo e il secondo tempo della Nazionale Cantanti a Castiglione della Pescaia, per l'evento benefico per Amatrice. Quindi diciamo che ti dai da fare anche te alle 6 di mattina tipo Marcello, cioè per fare un paragone. Ci sta che alle 6 di mattina no, le faccio dire l'impegno che ci metti, l'impegno è paragonabile al fattore della sveglia delle 6 di mattina per andare a correre nella box, sì. Te non ti alzi alle 6 di mattina ma ti dai da fare in continuazione per cercare di emergere in questo mondo sempre più difficile e sempre più, perché poi siete in tanti, io sì. Devo dire che non so se all'estero è così, ma io col fatto che con le trasmissioni radio che faccio e da anni seguo un po' tutto, in Italia abbiamo veramente tantissimi cantanti, è una cosa incredibile. Non è neanche facile, diciamo, uscire. No, uno deve... cioè io penso che per uscire devi essere te stesso e scrivere veramente con il cuore, perché quando ci metti il cuore penso la gente lo capisce. Il cuore oltre l'ostacolo. Qualcuno l'ha detto, l'ha scritto, non mi ricordo chi. Mi è rimasto impresso, se volete anche... No, stavamo parlando... parlavamo della primavera. Parliamo della primavera. Che ha vinto 4-0, due belle reti di Okonkwo e il gol anche di Trovade di Brill. Primavera che si trova al 5° posto in classifica, con 2 gare ancora da recuperare. Si ricomincia sabato con la Salernitana. Comunque Magnani, che l'ha presa quest'anno, sta facendo veramente quest'anno bene. Quest'anno è il 17. E un po' tutto il settore giovanile del Bologna sta andando molto bene. Veramente di livello. Ieri hanno vinto... L'Under 17 ha vinto di Troisa, ha vinto 2-0 a Milano contro l'Inter. Cioè diciamo partita proiettiva. 5 vittorie su 5, eh? Sulla carta proiettiva. Te ti senti proprio quando arrivano stiamo orgogliosi, perché comunque è un gruppo di lavoro che io vi vedo, siete tutti molto affiatati. No, per noi è una cosa, è positivo per tutti proprio perché c'è un legame interno tra tutti i tecnici delle varie categorie, cioè di settore giovanile che di scuola calcio, proprio... Diciamo che è questa congregazione, questo lavoro di gruppo che succede un po' anche al Let's Go fra Terence, la Jessica, Linda e tutti i ragazzi che ne fanno parte ogni weekend per cercare di dare un po' di, come dire, un po' di ballo, un po' di ritmo, un po' di spensieratezza a, dopo che uno ha lavorato tutta la settimana o ha avuto delle gran beghe, arriva là, ve l'ho detto. Arriva Let's Go e si diverte, dimentica no, tutto. Perché arrivi, c'è Jessica là così che ti dice... È lei che ti accoglie, insomma, dai. Vero? Io sono lì apposta per accogliere, per far divertire, per far mangiare, a sazietà. Ah, una news. Abbiamo aperto anche dalla domenica al giovedì con 4 menù all you can eat. 4 menù all you can eat. Sono 4 menù illimitati. Scusa, spiega Ciaccio cosa sì, vuol dire. Allora, Ciaccio vuol dire che sono. Allora, puoi trovare, quando viene Let's Go da domenica al giovedì, 4 menù illimitati. Ah, ecco cosa vuol dire, okay. Illimitati. Pasta, pizza, crescentine e bruschette. Anche sì, stasera? Ma scusami un attimo, io è meglio che non li trovo illimitati, perché sennò io mi limito. Partiamo dal 17 ottobre, invece il venerdì e il sabato la cena è a buffet. Diciamo che per tutte queste notizie, ripetiamo, c'è la pagina
su Facebook, Let's Go Now. E poi ci saranno molte iniziative, soprattutto nella zona là, intorno a Osano e tutte le zone limitrofe. Si può trovare ormai notizie anche nei bar, in certi negozi, in certi locali. Siamo diverse collaborazioni. Sta diventando, diciamo, un po' il punto di riferimento. Appena si va verso quella zona lì, è il punto di riferimento del weekend, in collaborazione anche con tante altre situazioni. Cara Jessy, ecco, già vi aspettiamo prontamente dalla regia. Questa è la pagina. Questa è la pagina Open Season 2016-2017. Aperti 7/7 con menu illimitato. Qual è la pagina? Come si chiama la pagina? Let's Go Now. Let's Go adesso Now. Adesso mi metto ecco mi piace. La Jessica, lei è la Jessica, la nostra ballerina. Ah, ecco, vi consiglio di andare a fare un salto. Veniteci a trovare. Qui parlo con tutti i maschietti. Il locale merita. Io vi dico una cosa, è brava questa ragazza a ballare. Però non ho capito io, però. Anche l'occhio vuole, sono molto giovane, ovviamente. Anche i ragazzi, devo dire, io ho fatto un video con loro che avevano io avevo la tartaruga morta. Provavo a rialzarla, no, loro diciamo che la tua tartaruga è girata dall'altra parte, è collassata. Ecco perché ha chiesto due cinture. Ho fatto questo video una. Con loro due. Ci sono dei ragazzi, ammetto che sono carini, devo ammettere. Noi maschi di solito, quando c'è da ammettere una cosa, bisogna ammetterla, non facciamo come le donne che dicono: ah, lei è brutta. Però noi, se uno sono lo vediamo, donne, cioè interviste donne. Vabbè, gli uomini anche sono interviste uguali. Vabbè, adesso mi iscrivo al gruppo Let's Go Now. Allora, siamo una nuova gestione dall'anno scorso, questo ci tengo a dirlo. Quindi se, tutto quello che era tutto quello che era da adesso in poi ci siamo noi. E scordatevi del vecchio Let's Go, scordatevi il passato, esatto, perché non ha purtroppo avuto una bella nomea e abbiamo deciso di mantenere il nome per sfida e ci stiamo riuscendo a risollevarlo e con tanta fatica, ma con tanta carica e tanta forza. E vi ringraziamo per darci tanta fiducia. Io appunto volevo parlare con Jessica questa sera proprio per far da vedere in una puntata dove abbiamo un ragazzo giovane di pugilato, una ragazza giovane che vuole diventare e comunque prova a diventare un'attrice, abbiamo un ragazzo giovane che canta e anche lui ha molta energia, allo stesso modo un locale gestito da ragazzi giovani come è Jessica, come è suo fratello Terence e come sono tutti i collaboratori. Sinceramente in giro non ci sono, quindi è per dare, adesso le chiamano queste start-up, ognuno di noi ormai è diventato una start-up, quindi cerchiamo di dare fiducia e dare una mano anche con la presenza, seguirli, perché i giovani si danno da fare, vanno accompagnati, perché sennò dopo vi lamentate che c'è sempre il solito, sempre le solite cose. Le situazioni nuove ci sono, vengono iniziate e bisogna che vengano accompagnate da tutti noi. Merita un applauso in questo momento. Bravo Fazio, bravo, bravo, bravo. Questo è un discorso, bravo, bravo. Di economia. Abbiamo un messaggio dopo da leggere, dei messaggi da leggere. Torniamo su, a proposito di economia, torniamo subito dopo con i saluti, i messaggi, state lì. A tra poco. Da tre generazioni, l'impresa Lelli opera nel settore delle onoranze funebri a Bologna e provincia. Nostro dovere è seguirvi e accompagnarvi con discrezione dal primo contatto fino a cerimonia ultimata. Lo faremo rispondendo a ogni vostra necessità con la competenza e la sensibilità accumulati in 90 anni di esperienza. Siamo a disposizione gratuitamente per preventivi, per fornire informazioni su cremazioni e possibilità di finanziamenti. L'impresa Lelli è storia, tradizione, conoscenza ed efficienza. In occasione del proprio anniversario, lo storico Daniele Calzature vi aspetta a San Possidonio, con le tante nuove proposte di calzature e abbigliamento uomo, donna e bambino. Daniele è punto vendita del prestigioso marchio Brugi. Ai piani superiori, assortitissimo reparto arredamento per la casa, con centinaia di divani in vari modelli, tra i più moderni ed esclusivi. Da sempre, Daniele Calzature è qualità a prezzi sbalorditivi. Hai qualche difficoltà nel fare la doccia o la vasca a un tuo caro? Da oggi con Acquabuddy Home, fare la doccia o il bidet a chi non può muoversi in autonomia diventa confortevole, facile ed efficace. Acquista o noleggia Acquabuddy Home nelle migliori sanitarie e farmacie oppure al numero verde 800 821 862. Grazie.
gli occhiali dell'infinito bianco-azzurro, bianco-blu, così gli rimane impresso. A cosa mi riferisco? Domenica ci sarà un'altra partita in casa al Palazzo alle ore 18, se non vado errato. Io ci sarò e molti di voi sicuramente lo faranno. Anche perché il Palazzo è quasi sempre sold out, il Palazzo dello Sport. Cioè, a vedere la Fortitude, ci sono più abbonati che a vedere il Napoli. A proposito, cosa fate il Napoli ieri, Barba? Perso, 1-0. Va bene. Allora, purtroppo siamo vicino alla conclusione di questa bellissima trasmissione, appunto perché si parlava molto del mondo giovanile. Infatti, per continuare nella chiosa che stavo facendo prima, una scuola calcio di un settore giovanile professionistico come il Bologna FC 1909, a capo il suo responsabile è un ragazzo che ha meno di 40 anni, cioè 37-38 anni, non si è mai visto nella storia del calcio, anche perché vi fa da capire l'apertura mentale che c'è anche in questo mondo. Con l'arrivo appunto del presidente si sono sviluppate nuove situazioni. Questo vediamo è il sito del Bologna, intanto il regista ultimamente no, appena dico una parola è già pronto con la roba, è incredibile. Massimiliano Mingotti, stessa cosa vale anche per il preparatore dei portieri. Se vi ricordate, il preparatore dei portieri in qualsiasi squadra di tutte le categorie almeno o avevano i capelli bianchi o i baffoni bianchi o comunque tutta gente di una certa età. E anche Palmucci è un esempio sull'apertura al mondo giovanile di queste realtà che comunque servono anche per far credere ai giovani che si può sempre fare qualcosa. È cambiato il mondo, speriamo che chi ci segue, non solo a noi, ma chi ci segue in generale da tutta la parte del mondo possa sposare un po' queste cause e seguirci. Sfumature di Andrea Rizzo che si trova in tutte le piattaforme digitali. In tutte le piattaforme digitali e per avere la copia fisica basta contattare o la pagina o l'email che trovate sotto la pagina Andrea Riccio, e per chi vuole seguirmi anche su Instagram Andrea Riccio Official. E poi su YouTube basta scrivere Andrea Riccio e Andrea Riccio esce il video Adios Amor che è molto molto particolare. Intanto mentre Fabio Ara mi dice quanto manca alla fine 4 minuti. Senti, due messaggi Enrico che due abbiamo. Messaggi sì, per il gol al volo ci dicevano come faremo con gli squalificati contro la Lazio, e poi salutiamo Beppe Loi. Ciaccio, il cantante, la tua stessa grinta di quando giochi con Sola. Ciao, un abbraccio a tutti. Salutiamo Beppe. E saluto Sola, saluto anche Valentina Biagi. Cioè, ricordiamo che il Bologna, cioè il campionato di Serie A è fermo la prossima settimana, sì, perché gioca la pausa della nazionale. E giocare alla nazionale è una partita quasi decisiva con la Spagna per la qualificazione mondiale. E Valentina sarà lì a seguirla per noi, che ci sentiremo in collegamento via radio. Intanto saluto e ringrazio Palmucci Marco, appunto come vi dicevo, giovane, giovanissimo preparatore dei portieri adesso della Fidentina e chissà un domani. Grazie a voi per l'invito. Salutaci tutti i tuoi tifosi, i vostri tifosi, la squadra. Saluto tutti i ragazzi, soprattutto quei ragazzi della squadra che sono l'elemento portante dei nostri risultati. Ma lì quando lì allenarvi da voi nel vostro gruppo avete tutti quella lì? Sì, è abbastanza caratteristica. Perché lì anche sì. Gnocchi viene da lì, che è un esatto, amico. Proprio di Fidenza. Avete tutti più o meno quell'era lì, bene. Grande gene. Salutiamo Palmucci Marco, saluto e ringrazio Jessica Scarpetta di essere stata con noi. Come avete capito bene, ragazzi giovani che gestiscono locali, bisogna dargli fiducia, bisogna andarli a trovare, andiamo a trovarli. Lei ci aspetta sicuramente con tutto il suo staff, lei ha 25 anni, è la più grande di tutti, quindi immaginate gli altri. E tutto lo staff del Let's Go Now. Vi aspettiamo tutti i venerdì, tutti i sabati con le nostre serate e con i menu You Can Eat dalla domenica al giovedì. Ringrazio voi per averci ospitato. Ripetimi il menu. Pasta. No, you come si chiama? All You Can Eat. All You Can Ripeti? Eat. Prima o poi mi parte. Parte un ponte, la capsula di parte. Allora, ringrazio e saluto Jessica e tutti gli amici del Let's Go Now. Vi aspettiamo. Ogni tanto ci sono anch'io lì, quando sì. Non svengo. L'altra sera ci sono andati in scooter, ci sono arrivato. Non so come ho fatto a tornare a casa. Ma anche era freddo. Ma che freddo. Cioè, no. Sceglie le giornate di pioggia. Quest'anno non arriva più il freddo. No. Ringrazio Valerio Chiatti e porto i miei saluti a Corazza e a tutto il grazie vostro voi, staff, che li conosco tutti dei ragazzi d'oro. Da Mister Magnani, Pagliuca e tutti gli altri ragazzi che seguono ormai, è diventato proprio anche sulle pagine Facebook, lui non c'è ma tutte le foto che fanno quando vanno in giro per il mondo ormai si può dire, sì, no, possiamo dirlo. È tutto documentato e soprattutto sul sito del Bologna FC 1909 trovate tutti i contatti e tutte le informazioni per non arrivare
secondi, perché ormai è una corsa contro il tempo. Grazie Valerio. Grazie a voi. Ringrazio e saluto Andrea Riccio con le sue sfumature di vita, che un giorno lo faremo anch'io a Barbacini, sfumature di non si sa cosa. Lasciamo, le 50 sfumature le hanno già fatte. Io me lo vedo, se dico Barbacini me lo vedo. No, dobbiamo fare la canzone. No? La canzone, la chanson du soleil. Allora Andrea, torni a Orbetello, che è vicino dalle zone di Grosseto, che lì non ve la passate benissimo col calcio, come la squadra, non è, insomma va un po' così, però c'è la musica, quindi seguite Andrea Riccio e su YouTube andate a vedere i suoi lavori, e lo sentirete anche su Punto Radio, perché ho già visto che è una zona che gli si addice. Ciao. Grazie Andrea, per avermi ospitato. Grazie a te. Saluto Giorgiana Novak con la K, che Novak che mi viene in mente, non so perché è un giocatore di tennis o un giocatore tennis, Novak Djokovic. Ah, vedi? Ah, è Djokovic? Sì. Novak? Sì. Ma è un nome in quel caso. Djokovic è il cognome? Non lo so, sì, sinceramente. Djokovic è il cognome, Novak è il nome. Ma lei invece Novak è il cognome. Sì, vabbè. Sì. Va bene, Giorgiana, appena fai un altro film o qualcosa, faccelo sapere, che noi qui manderemo... Uscirà nel 2017. Dai. Ripeti il titolo. Un paio di mesi. Cose nostre. Gaetano Federici dietro. Grazie. Le aiuto del pubblico. Aiuto del pubblico, l'aiuto da casa. Facci sapere, mi raccomando. Saluto, adesso dopo vi facciamo rivedere le cinture, prendere in mano tutte e due, te che ci riesci con un dito. Io non ce la farei. Marcello Matano, campione delle nostre zone, ma porta il nome in tutto il mondo, queste sono le cinture. Grazie Marcello di essere venuto a trovare. Grazie a voi, è stato un piacere essere qui. Sicuramente qualcuno adesso ti seguirà più di prima, perché sei passato da 4-4-2, qui passano solo campioni. Intanto dalla regia mi fanno così. Come ringrazio Barbacini, ci vediamo buonasera la prossima a tutti. Settimana, buonasera noi a ci tutti. Saremo, anche per radio ci saremo, anche no? Per radio, l'ultima l'abbiamo saltata e il Bologna ha perso, quindi infatti, dobbiamo sempre giovedì e venerdì dalle 16:17 per la Cabala. I cristiani seguirà la nazionale. Esatto. C'hai la massima anche questa settimana? Sì, davvero? Quando il perché è forte, il come si trova sempre. Oh, questo è difficile. Questo è difficile. Ci vediamo giovedì per radio, dai. Ve la rispieghiamo giovedì per radio. Allora, un grosso bacio a tutti che ci avete seguito fino adesso, replica alle 22:30, ci vediamo lunedì prossimo, questo era 442 per stasera, ma lo sarà anche prossimamente e lo sarà per sempre. Ciao. Always. Cos'hai detto? Sempre, always. 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 Sono ancora inquadrato, sì. Non parte la sigla. Vi risaluto un'altra volta, allora... Finché va avanti, che io vado avanti, vedo il cameraman che mi guarda e non mi offende, prima mi faceva così, adesso posso salutare, ciao!